Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi mostro l'ultima creazione che ho appena finito. Infatti sono tutto sporco di polvere di PLA. Dopo 3 giorni di stampa e non pochi problemi per via dei supporti, per via delle dimensioni, per via di un PLA grovigliato che mi ha fatto interrompere la stampa al 60-70% e l'ho dovuta rifare, mi sono dovuto scervellare per poterlo portare alla fine a compimento. Il progetto comunque è quasi finito. Manca ora la parte di rifinitura e poi di pitturazione. Ragazzi, ecco a voi la mia crociera personale. Questa è la crociera di Fox. Dai, che bella, è enorme, tutta stampata completamente con la stampante 3D. La mia stampante 3D, come sai, se segui il canale, è una Giron, è lì dietro che in questo momento ancora sta stampando un altro progettino. È una Giron, Anycubic Giron, area di stampa 40x40x45, se non sbaglio, come altezza. Questa, ragazzi, è 54 centimetri 55 su per giù da qui a qui. E come l'ho stampata? Se la metto così non entra, se la mettevo così non entrava, se la mettevo così non entrava. Come l'ho stampata? E allora, attenzione, vi fermo qui. Vedrai che c'è una linea, un taglio, perché? Perché tutto questo da qui a qui è una stampa, ok? Da qui a qui è un'altra stampa. Tutto l'arancio è stato il mio vecchio PLA, il bianco è il nuovo PLA dell'Azure Film che ho preso da loro per test. Ragazzi, vi devo dire che stampa bene, rifinisce molto meglio, è meno grezzo, molto più lucido, pare laccato, un bianco bello, mi piace, almeno questo. Ora sto provando il giallo, poi nel corso della settimana, se riesco, voglio fare un altro video ancora, dove testo anche il colore legno. La stampa è iniziata da qui, ok? Ed è finita qui. Dietro comunque vedi la stampa mentre cresce, eccetera, eccetera. Arrivato qui, ok? Cosa è successo? Mi si è fatto il nodo nel PLA, nella bobina di filo. Si è annodato e non camminava più. La stampante ha continuato a salire, a salire, a salire, ma nell'effettivo non mi stampava. Ciao ragazzi, e allora sono le ore 5 e mezza di mattina. Allora, mi sono spuntato la sveglia a quest'ora per andare a vedere a che punto era la stampa. Come hai visto dal video precedente, si è interrotta e si è interrotta purtroppo qui. A questo punto, ora le cose sono due: o riesco a stampare tutto il resto che manca, o ho perso un giorno e mezzo circa di stampa. Si è interrotta perché? Perché questo merda qui, questo merda di filo PLA era annodato. Perciò io quando poi me ne sono accorto era arrivato su per giù qui, ho dovuto spegnere tutto, incasinare col software, rifare un nuovo programma e solo dopo sono riuscito a stampare una nuova, diciamo, un nuovo pezzo che è da qui a qui,
Un altro inconveniente, mi è finito qui il PLA e ho dovuto cambiare PLA. C'è un altro stop e ripartito col bianco. Comunque, un casino, un casino. E allora ragazzi, ho finito di stampare sia il pezzo 1 che il pezzo 2. Ora cosa devo fare? Devo fare questo, ragazzi, questa magia. Devo trovare il modo di unire questi due pezzi. Però prima di fare questo devo pulire tutta la struttura dai supporti, dalle parti che non servono, come questo. Comunque eventualmente il progetto viene bene, ragazzi, posso provare anche a farlo per voi se volete, se vi interessa, posso replicarvela. È normale però, ragazzi, se qualcuno di voi può essere interessato, non la fornisco verniciata, nel senso la verniciate voi. Ve la do grezza in base poi al colore, può essere bianca, può essere gialla, in base al filo che utilizzo. E poi voi ve la carteggiate come sto facendo io, ve la rifinite per bene e ve la verniciate il colore che volete, perché là c'è tanto 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 tempo da perdere ancora, sia come carteggiatura totale, come verniciatura, poi i particolari. Però sono certo che una cosa simile non si trova in giro, eh? Non la si trova in commercio. Guarda che bella, e ancora non è finita. Alla fine il risultato, ragazzi, mi piace. Certo, è normale, se non c'era questa unione poteva essere molto più bella, molto più rifinita. Comunque tra questo lato e questo lato sono riuscito a rifinirlo molto di più. Infatti sarà questo il lato che io utilizzerò, diciamo, per l'esposizione, perché voglio fare, anche se riesco, una sorta di base, sarà, diciamo, messa con questa facciata, perché di qui, come vedi, è più bella, più rifinita. Da questo lato comunque, vabbè, tutto sommato, se tu non sai del problema non te ne accorgeresti, lo sai. Te ne accorgi perché te l'ho detto. E niente, prossimo step, ho già fatto una sorta di carteggiata per farla diventare più liscia, perché questo PLA, ragazzi, era quello del JTEC. Stampa bene, è bella tosta, bella resistente, però è troppo grinzosa. Quella dell'Azure Film invece è molto più liscia,
guarda qui, e non è completamente scartavetrata. Non ho ancora fatto nulla e credo qui di non fare nulla, solo così, una passata con carta vetrata fino, per fare aggrappare appunto il colore. Prossimo step è allora un'altra carteggiata totale e poi verniciatura. Ragazzi, dopo 3 giorni e mezzo addosso a questo progetto, posso dirvi che al 99% è finito. Eccolo qui. Ho fatto una targhetta con su scritto la data, diciamo, della costruzione, Fox Cruise, che ovviamente è la mia crociera personale. Ti faccio vedere verniciata tutta di bianco, con la parte bassa ci ho fatto il blu del mare, e le scialuppe di salvataggio gli ho fatto un bel colore violaceo, il nero sono le finestre, la parte superiore rossa. Qui vedi Fox scritto nella parte dietro, sia da un lato che dall'altro. Comunque, ragazzi, mi sono ammazzato per farla, però credo che il risultato finale ne valga. Ho fatto anche tutta una struttura con due tavolette che mi trovavo in laboratorio, le ho unite, ho messo sopra questo come rifinitura che ci sta bene. Grigio e nero abbinano bene i colori. La targhetta è stata sempre stampata, come visto, con una stampante 3D. Ma ragazzi, è stato il primo modello che ho costruito nella mia vita. Mi sono divertito, mi è piaciuto. Ho avuto anche qualche inghippo con la stampante perché si era bloccato l'estrusore, non usciva più la plastica, proprio si era intuppato, ecco, dalle mie parti diciamo intuppato, comunque si era bloccato, otturato completamente. L'ho dovuta smontare. Comunque, tutto è bene, ciò che finisce bene. Se il risultato finale ti piace, scrivilo sotto, un bel mi piace, lascialo. Se non sei iscritto al canale, ti invito a farlo. Prossimamente proverò a fare un altro progetto per quanto riguarda il modellismo, però non proprio così, ma un plastico particolare. Questo mi è servito come, diciamo, inizio,
come infarinatura, perché ovviamente non avendone mai fatti, da qualche parte dovevo iniziare. Quello sarà ancora più complesso perché ci sarà anche una parte elettrica, ci saranno delle luci, ci saranno tantissime cose, ragazzi, tantissime cose. E spero di poterlo fare entro qualche settimana. Comunque, restate aggiornati e mi raccomando, te lo faccio vedere ancora, la giro. Alla fine non si vede neanche che sono due pezzi, eh? A me piace. Qui sulle torrette rosse gli ho messo due F che indicano Fox. L'ho anche scritto qui, Fox, Fox, anche da questo lato. Ah, ragazzi, mi piace, è venuta bene. Non vedo l'ora di andarla a mettere a casa nel mio salone, in bella vista. E poi andrò a fare anche quell'altro plastico e anche quello lo andrò a mettere in bella vista. Ragazzi, voglio puntualizzare una cosa. Io la crociera l'ho dovuta, diciamo, verniciare, lavorare con quello che avevo in laboratorio. E infatti mi mancavano pennelli, l'ho dovuto fare con dei pennarelli a spirito. Bomboletta bianca, dovevo dare un'altra passata, ma non l'ho potuto fare perché mi era finita. Dalle mie parti è tutto chiuso, nei supermercati non vendono bombolette, non vendono pennelli, o se li vendono ce l'hanno bloccati perché non sono beni di prima necessità e non ti permettono l'acquisto. Ragazzi, se il video ti è piaciuto, se il progetto ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, un like. Commenta, fammi sapere cosa ti piace, cosa non ti piace del modellino che ho creato. Ciao e al prossimo video.